Cari concittadini, un cordiale saluto a nome mio, a nome del municipio di Chiasso, un ringraziamento a Chiasso TV per questa possibilità di così inviarvi un breve saluto di fine anno. Veniamo da un periodo lungo, complicato, 2020, 2021, 2022, si spera in un 23 migliore. A questo proposito, mi viene in mente quanto diceva un noto parroco a Chiasso, Don Vigli Albisetti, che per le persone che hanno compiuto i 40 anni è sicuramente una figura che hanno tutti nel cuore. Usava dire la parola nonostante. Nonostante la pandemia, nonostante il coronavirus, nonostante la guerra in Ucraina, nonostante i costi della cassa malati in aumento, nonostante i rincari che siamo così toccati giornalmente, nonostante tutto, dobbiamo andare avanti. Noi del municipio siamo molto positivi per il 23, speriamo che queste problematiche che vi ho appena così raccontato di lasciarle alle spalle, guardiamo avanti con fiducia, abbiamo dei nuovi immobili che saranno così occupati nei prossimi mesi. Mi riferisco soprattutto all'ex Fernet Branca, all'ex Trecor, probabilmente qualche mese dopo, al Centro Valle, che forse siamo a una svolta, infatti c'è un diritto di compera. Ecco, sono tutti così dei punti che ci lasciano ben sperare per il prossimo futuro. Io vi auguro a voi buone feste, ai vostri cari, e un felice anno nuovo, nonostante tutto.